Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con probabilmente uno degli ultimi episodi della seconda stagione della modalità carriera allenatore con il Bari. Ragazzi, abbiamo da finire il campionato oggi con Atalanta, Inter, Juve e Cremonese. Io direi ragazzi di giocare con l'Inter e con la Juve, perché sono due partite tostissime. Con l'Atalanta ce la simuliamo e con la Cremonese ce la simuliamo, ma le due big le giochiamo. Iniziamo con Atalanta-Bari, noi subito in vantaggio con Zanellato e questo ci va benissimo. Pareggio di Perotti, passato all'Atalanta stranamente, perché non è un giocatore che... Vabbè, no, dai, a fine carriera può essere che va a finire nell'Atalanta. Siamo ancora 1-1, il che non ci dispiace, speriamo di tenere questo risultato, no, ecco. Vantaggio Perotti, vi dicevo, la qualità dell'Atalanta è uscita fuori, 2-1 per l'Atalanta. Noi siamo ancora lì però ragazzi, abbiamo comunque ottimi punti di vantaggio sul Pescara che è 18esimo, quindi sotto con l'Inter. Ragazzi, ho praticamente cestinato la Fiorentina come richiesta perché il sondaggio è stato chiarissimo, si resta al Bari. Quindi ragazzi, ci giochiamo questa partita con l'Inter, con Kozak, Lombardi, Piazza e Piu come giocatori d'attacco, quindi leggenda, 4 minuti, sereno, si va nel match. È tutto pronto al San Nicola di Bari, ragazzi, affrontiamo una grande, affrontiamo l'Inter, sarà una battaglia, noi dobbiamo assolutamente strappare almeno un punto, dobbiamo riuscirci perché dobbiamo salvarci con tranquillità e quindi si comincia. Il pallone per Lombardi. Lombardi aspetta un po', qualche compagno sbaglia tutto. Attenzione, l'Inter ha comprato Roberto Firmino in attacco. Bell'acquisto per l'Inter. Dai ragazzi, facciamo vedere che possiamo giocarcela anche con le grandi e siamo carichi per la terza stagione. Vai Piu, vai che te l'ha chiamata Kozak. Kozak, tienila. C'è Piu, 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 può metterla dentro. Vediamo, esce Handanovic. Bella questa palla centrale. Vai che la stiamo gestendo benissimo. C'è Piazza, Piazza allarga per Piu, Piu prova a rientrare, bellissima, la palla scodellata dentro, non ci arriva nessuno. Dai che ci stiamo muovendo bene, Piu, vedi Piazza tra le linee, Piazza rientra, il pallone dentro, Kozak, come fai a non prenderla? Vai a Teboer, corri su questa fascia, frena e rientra, bravissimo. Vai Lombardi, mettila per Piazza, Piazza, Piazza con la botta, abbatte tecnicamente un giocatore dell'Inter, Kozak la tiene. Può allargare il gioco, ma Kozak sei una sega in Serie A. Dai Piu, mettila bene dentro, sbaglia tutto. Oh, D'Ambrosio sembra il miglior Zanetti. Bellissimo questo pallone di Piazza. Vai che l'hai visto, vai Kozak. Kozak col destro, la parata di Handanovic. Vai che l'azione non è finita, mettila dietro. C'è il tiro. No, Handanovic, bella, bella azione da parte dei nostri però. Che recupero Lombardi, mettila dentro. Busellato. Madonna mia, ma... cioè... che tiro schifoso che ha fatto! Fine primo tempo, direi che abbiamo giocato solamente noi, non abbiamo subito un tiro in porta dall'Inter. Ovviamente vediamo le statistiche se sto dicendo stronzate, infatti. E come dico io, quindi ragazzi io farei qualche cambio. Piazza lo sposterei sulla sinistra, Piu centrale, forse va un pochettino meglio. E poi ragazzi però metterei Ivan al posto di Busellato, che veramente non mi è piaciuto come sta giocando, o meglio come ha giocato, e quindi sotto col secondo tempo. Bella questa palla, Kozak fai da tank, vai che ci è andata benissimo con Ivan, Ivan rientra, Ivan mettila dentro, vai col destro, mamma mia Handanovic ancora una volta, che azione stupenda. Vai col calcio d'angolo, dobbiamo metterla dentro in qualche modo, vai di testa teglio Handanovic c'è. Bella questa palla, vai Piazza che l'hai visto. Ok Piu, Piu ancora per Piazza, bellissimo il dialogo tra i due. Dai, maledizione l'ultimo passaggio. Dai, 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 andiamo in ampiezza. Kozak, finalmente l'ha tenuta bene. Vai Ivan, allaga per Lombardi. Dai che tieni Nagatomo davanti, non farti superare. Vai, mannaggia a te Nagatomo che sembra Cristiano Ronaldo in difesa. Bravo Teio, no mannaggia. Bello questo recupero, dai così. Mettila, mettila, ti prego Piu, Piu, 1-0 Bari, sempre lui, Piu,
ci crede e la mette dentro di sinistro. Mamma mia che giocatore, 1-0 per noi e andiamo così. Bravo Kozak, fai salire Piazza, bravo, vai Piazza, peccato che lo perdiamo perché è in prestito. Piazza, Piazza può andare, Piazza può rientrare, D'Ambrosio lo frena. Dai Piazza, mettila per Piu. Piu, come viene, come viene? Bravissimo. Vai Teio, vai che l'hai messa dentro. Ancora Kozak, Kozak, il pallone per Iva, non si chiude il triangolo. Bravo Piu a lottare, a lottare. Vai, no, Kozak. Oh, Kozak non ha preso una palla. Non è da Serie A, secondo me. E infatti l'anno prossimo penso che proveremo a venderlo. Sempre se il bug della carriera che non riesco a vendere nessuno si sblocca, perché altrimenti non so come faremo, ragazzi. E finisce il match, ragazzi, vinciamo 1-0 contro l'Inter. Il nostro Bari è capace di vincere contro l'Inter e di perdere col Bologna. Però, vabbè, sono dettagli, madonna mia, 3 punti importantissimi. E adesso non l'abbiamo mai fatti calciare quelli dell'Inter, e adesso sotto con la Juventus. Facciamo i nostri consueti allenamenti, vediamo. Vorrei far salire un pochettino Capradossi e Zanellato. Dai, Zanellato e Diakaté salgono abbastanza. Zanellato è quasi un 71, il che per la prossima stagione mi va veramente, veramente alla grande. Quindi, come detto, ragazzi, affrontiamo la Juventus, squadra ovviamente temibilissima. Io direi che la formazione titolare va benissimo, anche con le frecce in su. Gioca Cherry al posto di Kozak, quindi leggenda 4 minuti, questa volta a pioggia, si va nel match. Voglio vedere la formazione della Juve, perché secondo me sarà uno squadrone. Higuain, Dybala, Bernardeschi, Gaetan, Matuidi, poi non riesco a capire chi è l'altro CDC, Weiser, Chiellini, Rugani, Alexandro e Szczęsny in porta. È formazione fortissima, noi ci proveremo allo Juventus Stadium. Dai ragazzi, facciamoci valere anche allo Juventus Stadium. Oddio che bella palla. Vai Cherry, girati, solito scaldabagno lì davanti. Dai così, bravissimo il terzino del Real Madrid. Piazza, no Piazza, se ti ci metti pure tu da ex a sbagliare i passaggi siamo rovinati. Bellissima Agi, bravissimo nel recupero. Però qui in difesa non benissimo. Bravo Ateboer, grandissimo Ateboer, va bene, li vedo cattivi ragazzi. Ah ragazzi, l'altro CDC è Weigl del Borussia Dortmund, o meglio ex Borussia Dortmund. Dai, 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 che stiamo giocando veramente bene al cospetto di una grandissima squadra. Dai ragazzi, vai Piazza, Piazza! Ma perché non entri in partita, mannaggia a te? Eccolo il recupero di Agi, vai Agi, vai che l'hai visto, vai che l'hai visto, vai Martigno! Fallo qua su Martigno, arbitro però, dai a fischiare. Attenzione a Weiser che è velocissimo, occhio perché potrebbe effettuare un cross. No, va corto però verso Dybala, quindi pericolosissimo Dybala. Mamma mia, ha preso Krešić dove non batte il sole e noi ripartiamo. Oddio, vai Martigno! Mamma mia, l'avevo vista dentro, di pochissimo è uscita. Attenzione alla Juve col fenomeno Dybala. Occhio a Dybala, se ne va con la suola, ma Krešić è assolutamente un muro e quindi noi possiamo ripartire da dietro. Oddio, tutto di prima. Vai Cherry, dimostra di non essere lo scaldabagno che tutti conosciamo. Eccolo, mettila dentro. Madonna che intervento. Vabbè, qua è stato bravo il difensore, dai. Dai ragazzi, a fine primo tempo cerchiamo quantomeno di provare un'azione. Ma niente, i due CDC, Matuidi e Weigl, sono dei muri. Ragazzi, in questo secondo tempo farei qualche cambio. Piazza lo sposto sulla sinistra. Metterei Ivan trequartista, voglio assolutamente provarlo. E poi ragazzi metterei Masi al posto di Anderson, che mi ha sbagliato parecchi interventi in difesa e abbiamo rischiato, ecco, come adesso con Dybala, fermatelo, bravo Ateboer, senza fallo, bravissimo, oddio, possiamo anche ripartire, vai Piazza, madonna Rugani sta facendo un partitone. Attenzione Higuain ancora per Dybala, Dybala sbaglia il passaggio, meno male che Dybala sbaglia questi passaggi che quantomeno ci fanno respirare. Vai Piazza, vai Piazza, vai Piazza, allarga il gioco, bravissimo, questa azione ragazzi la vedo veramente ottima. E infatti vai Piazza, vedi Martigno, Martigno mettila dentro per Piazza, mannaggia Weiser che è intervenuto. C'era anche fallo, riparte la Juventus. In anticipo noi Agi, vedi ancora lì centralmente, ma Matuidi ragazzi è ovunque, ma veramente ovunque, assurdo. Vai Agi, vai Agi qua sulla fascia, perfetta per Ivan, Ivan, Ivan può rientrare, mettila dentro, cross basso, Piazza, vai Cherry, inutile Cherry,
spazza via la difesa della Juve, però li abbiamo messi lì, ragazzi. Anzi, ancora li mettiamo lì. No, sbaglia tutto qui Ivan. Oh, Weigl non l'ho mai visto correre così tanto sulla fascia. Aia, qua andiamo in ritardo. 72esimo, questi sono minuti che sono difficili, perché se ti segnano non li recuperi più. Ecco Teio che strappa il pallone. Dai così ragazzi, no, maledizione Alessandro. Altro terzino assurdo. Mi sa che la Juve avrà vinto il campionato, l'ha vinto l'Inter. Dobbiamo controllare dopo ragazzi. Oddio, oddio, Dybala, il pallone dentro. Mamma mia, il terzino del Real Madrid quanto è forte ragazzi. Peccato che è in prestito, altrimenti sarebbe stato un colpaccio a titolo definitivo. Oddio, qua c'è anche una bella azione con Ivan. Ivan contro tutta la difesa della Juve, però si appoggia benissimo. Vai, vai, fallo scendere. Bravissimo, vai Piazza, vai Piazza. Mettila dentro, morbida. Vai Cherry, Cherry. Non ci credo, non ci credo ragazzi. Proprio lui, il più scarso in attacco, segna proprio contro la Juventus. Cioè, mamma mia, vabbè, qua Szczęsny è uscito un po' a modo suo. E ragazzi, vantaggio Bari con Cherry. Non ci posso credere. No, ragazzi. Peccato qui, Higuain ci purga subito. Era un mezzo sogno vincere allo Juventus Stadium, però vabbè, ci sta. Bellissima azione della Juve, guardate come l'ha messa dentro. Bellissimo il movimento di Higuain, che poi è una sentenza. E vabbè, ci sta. Peccato perché praticamente non abbiamo subito grossi tiri, ma questo qui è stato decisivo da parte della Juventus. Noi però ragazzi ci crediamo fino alla fine. Vai Cherry, che ora è in forma. Può metterla per Piazza. Piazza deve rientrare. Piazza, palo. No, al 90esimo palo. No, non ci credo. Proprio con l'ex. E finisce il match ragazzi. Peccato, mamma mia. Eravamo proprio lì dal portarci a casa i 3 punti dallo Juventus Stadium. Va bene, dai. Ci può stare. Penso che ormai siamo ufficialmente salvi. E sono contento di aver salvato il Bari in questa stagione. Ecco qui, sì. Tranquillamente salvi ragazzi, facciamo gli allenamenti. Vediamo se sale qualcuno. No, però dai, Capradossi e Diakate stanno salendo abbastanza bene. Anche Ivan piano piano. Vediamo questi mail. Allenatore dell'Ungheria, della nazionale Ungheria, non mi va. Quindi ragazzi, ora ci manca l'ultima partita da simularci con la Cremonese. Praticamente inutile. Ok, Cassani probabilmente andrà al Brescia, sempre se si sblocca questo mercato pazzo direi. Allora vediamo queste 3 email. Offerta ritirata, stop trattative. Non si accordano, ma perché, mannaggia la miseria. Spero che con la terza stagione succeda qualcosa, altrimenti è difficilissima. Quindi finiamo di simularci rapidamente questa partita con la Cremonese. Vinciamo 2-1. Segnano Hakimi e Piazza. Perfetto, anche un infortunio. Vabbè, però siamo a fine campionato. Quindi ragazzi, direi che finisce ufficialmente la seconda stagione col Bari. E ora ragazzi, io direi che la squadra è pronta. Ecco, Kresic diventa un 73. È pronta per affrontare assolutamente la terza stagione in Serie A da, non dico protagonisti, però da grande squadra. Dico così. Ottimo lavoro, perfetto. Quindi sono contenti. Premio torneo 11 milioni, niente male. 3 mesi di stoppaggio addirittura, vabbè. Quindi ragazzi, io direi che questo episodio posso chiuderlo qui. Appuntamento per mercoledì, mi raccomando, frattura caviglia oggi, mamma mia. Tanti mi piace, iscrizioni al canale e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ragazzi.